secondo. Oggi la giornata europea del patrimonio, tanti siti gratuiti aperti da scoprire. Siamo andati in una splendida biblioteca, la Mozzi Borgetti, ce ne parla Maria Francesca Alfonsi. Oggi è la giornata europea del patrimonio, aperti gratuitamente musei, siti archeologici, siti architettonici, piccoli scrigni che non conosciamo e che però ci stanno tutti i giorni sotto i piedi. Noi siamo nella splendida settecentesca biblioteca di Macerata, la Mozzi Borgetti, un patrimonio enorme, 350.000 libri, un grande patrimonio storico. Alessandra Strappini. Perché è importante questa giornata? E poi, in tempo di internet, sono ancora frequentate le biblioteche? La giornata consente di conoscere, di appropriarsi del patrimonio culturale della propria regione a tutti quelli che vogliono partecipare. E le biblioteche sono straordinari luoghi artistici, non soltanto di memoria e di studio. Ovviamente in questo momento in cui la rete ha un'espansione enorme, saranno tanto più significative e importanti in quanto riusciranno a rendersi accessibili anche attraverso questi strumenti delle tecnologie. In particolare, per esempio, penso ai patrimoni fotografici, che sono conservati in larga misura nella nostra biblioteca e che possono essere resi consultabili proprio attraverso i cataloghi online. Quindi le biblioteche possono sviluppare ancora delle offerte interessanti. La Mozzi Borgetti fa parte della rete Macerata Musei perché appunto è un luogo storico, artistico importante, non solo storia. All'ultimo piano, in questa splendida terrazza, Macerata Moderna, una mostra che parte oggi, la Macerata architettonica dal 1922 ai giorni nostri. Il Consiglio dei Ministri.